Buonasera, ciao a tutti. Oggi facciamo un viaggio del passato. Parliamo di quando i nostri uomini di adesso erano giovani. Vedendo i giovani di adesso è una cosa tutta cambiata. I nostri invece andavano a lavorare ancora a 12 anni, 13 anni e lavoravano tanto perché non avevano nessuna macchina che poteva trasportare il materiale, lo portavano tutto sulla sua spalla. Sulla loro spalla. Venivano a casa stanchi, prendevano poco e poi non erano trattati neanche bene tante volte. Tanti no, erano buoni, ma tanti li maltrattavano anche. Invece adesso si vede che tutto si è cambiato. Tutto più bello, ci sono chi assiste e hanno capito di più il lavoratore. Una volta non lo capivano proprio per niente. Una volta non chiamavano come adesso vai in officina, c'è un industriale così. Il tuo capo. Anche il capo che ti guarda. Una volta era il padrone. Se ti diceva di andare a casa, tu dovevi andare a casa. Se non facevi le produzioni che dicevano loro, ti mandavano a casa. Tutto un brutto affare. Si stava più bene come non c'erano incidenti, non c'erano. Ma però come lavoro era molto brutto. Poi andavano in bicicletta, dovevano spostarsi da una casa con l'altra il muratore. E dove andavano a lavorare dovevano fare tanta strada per trovare un'officina dove li prendevano. Non c'era il sabato, si lavorava tutto il giorno, tutto fino a domenica e poi non prendevano tanto, appena pura miseria. No, il nonno faceva il muratore da giovane, a 12-13 anni è andato a lavorare, mio marito è andato a lavorare a 12-13 anni. È sempre stato un lavoratore, è stato bravo. Poi le cose si sono cambiate. Adesso l'operaio è anche protetto. Hanno i sindacati, possono anche affrontare una discussione. Una volta non si poteva parlare. Dicevi qualcosa, ti mandavano via, ti licenziavano. Invece adesso no, sono anche protetti. Poi non avevo neanche il mangiare bello, non avevano il mangiare buono come adesso. Quello che trovavano mangiavano, non si lamentavano mai. Dopo c'è stato anche il periodo della guerra che era tutto misurato. Avevamo la tessera, andare a prendere uno, andare a prendere l'altro e così era poca la roba. Però non si sentiva lamentare. Adesso hanno tutto e si lamentano ancora. Mi ha fermato anche questa sera, anche tardi, perché dopo Alberto parte per 3 giorni e va a Firenze e per un po' di giorni non possiamo parlare, non possiamo vederci. Domani sarà l'ultimo giorno, poi lui parte. E mi spiace perché vi vedo molto, vi parlo molto volentieri perché passo un po' di tempo a parlare con voi. Ma la settimana prossima è qui e riprenderemo di nuovo. Oggi non dico tante cose perché sono un po' stanca. Alberto è tornato tardi dal lavoro e io mi sento stanca. Vi saluto, arrivederci a domani, tanti baci dalla nonna, tanti saluti, buonanotte.